cinema, un grande interprete e protagonista sul Blue Carpet del Gifoni Film Festival. E Giorgio Colangeli, pronto a raccontare la sua esperienza nel mondo dello spettacolo. Mi riconosco e sta più nel teatro che nel cinema, l'ho appena detto anche nell'incontro. Certo che la cosa risaliva ai miei primi passi nel cinema, o meglio alla visibilità che mi ha ottenuto l'Aria Salata ormai 10 anni fa. Fino a quel momento avevo fatto quasi solo teatro e mi affacciavo al cinema. Non è più attuale, diciamo oggettivamente, ma soggettivamente per me è ancora attuale. Per me conta molto più il teatro che il cinema. Io ho girato 3 film con Scola, quindi i suoi ultimi, meno l'ultimissimo, che è quello su Fellini. Io ho girato La Cena, Concorrenza Sleale e Gente di Roma. Il set in quel momento era una cucina popolare, diciamo, molto, molto povera quasi, e io facevo un personaggio appunto di quel... ero il marito lasciato di questa donna che abitava questa casa. Ci siamo seduti al tavolo tutte e due. Il mio era il mio posto, diciamo, quello dove mi avrebbero poi ripreso. Scola si era semplicemente seduto lì vicino e, come se stessimo in un dopo cena, mi disse qualcosa di molto, adesso non ricordo neanche, ma parlava della grande crisi che si affacciava nel nostro paese, grande crisi del cinema, grande mancanza di soldi, fondi che diventavano ogni giorno più insignificanti per questa attività così importante. E lui mi parlava di queste cose come un parente potrebbe parlare del fatto che non c'è più lavoro, che una specie di fratello maggiore che mi diceva di quanto sarebbe stata dura negli anni a venire. Ecco, io sono molto legato a questo ricordo quasi familiare che ho con Scola. Il premio, soprattutto nel mio caso, devo dire, soprattutto per L'Aria Salata, perché il premio come miglior attore non protagonista per La Cena di Scola in realtà era un premio collettivo dato a tutto il cast maschile di quel film, ed eravamo veramente tanti. Quando siamo saliti sul palco a prendere il premio eravamo una ventina. Quindi grande soddisfazione comunque, però il primo premio vero per me è stato quello, il Marco Aurelio alla Festa del Cinema di Roma del 2006, la prima edizione della Festa del Cinema di Roma. Ed è stata una grande emozione ed è stato qualcosa che mi ha riconciliato con tutta la mia carriera. Io ho avuto una carriera piuttosto problematica, nel senso che ho cominciato tardi intanto a fare questo mestiere, a 30 anni suonati. Per tanto tempo ho fatto solo teatro, sono passato al cinema che avevo già quasi 50 anni. Il successo è arrivato a 57 anni, mi sono sempre divertito, eh? Non è che prima di diventare famoso stessi male, ho sempre fatto con grande passione e con grande piacere questo mestiere, anche quando ero un attore oscuro, ma indubbiamente il riconoscimento ufficiale ti fa dire: allora c'avevo ragione, allora ho fatto bene a fare tutto quello che ho fatto. Se non arriva il riconoscimento spesso ti dici: ma forse sto perdendo tempo, forse dovevo fare qualcos'altro, no? Insomma, il premio è una gran cosa. Lo consiglio a tutti i colleghi.